Ok, è mercoledì? È mercoledì. Che giorno è? È il 6 di febbraio? Ho perso il conto dei giorni. Va bene, il 6 di febbraio ve lo dico io, siamo a Playa Caribe con Marco e con la Lisa, che sono arrivati da una settimana circa. Sono tutti preoccupati perché dice oggi piove. Il mese aveva messo pioggia, però devo dire... Qui piove mai, ragazzi, qui c'è 30 gradi e il sole è per aria. Allora, signori belli, come raccontatemi la vostra isola. Allora, l'isola fantastica, io c'ero già stato nel lontano 2011, come al solito sono ascoltati le giornali, cose varie, sembra di trovare nemmeno il terzo mondo, il quindicesimo, però devo dire la stazione no tranquilla... di più, pace, tranquillità, sole, anche un po' di vento, insomma io patisco il caldo ma non così tanto, però da 10 è così, veramente ho ritrovato un'isola serena, mare fantastico, bello carduccio, il 6 di febbraio, non sono abituato, però si sta bene, le persone sinceramente super disponibili. Lisa, te è la prima volta che vieni qua? Sì, vero? Io invece era la prima volta e devo ammettere... Soprattutto la Lisa sa anche lo spagnolo, per cui gliela racconti male, per cui... Sì, mi faccio intendere. Per quello. Però devo ammettere che avere il cicerone che ti guida, insomma, è top, perché ti permette di visitare le spiagge migliori, tutti i consigli, dove mangiare, ovviamente, soprattutto se uno poi viene dall'Italia, che insomma un po' viziato sul cibo, guido mischiando un po' la parte italiana e la parte ormai sudamericana, riesce a combinare il tutto, rendendo quindi lo stare ancora più piacevole, non solo alla posada ma anche fuori, perché ti permette di andare in posti in cui si mangia bene, si sta bene a un prezzo giusto e ti fa apprezzare, stare tranquillo. Il prezzo giusto, perché spesso e volentieri la gente, ricordandosi quello che era l'America Latina e il Venezuela particolarmente da qualche anno fa, dice no, ma ora è tutto caro. A te ti sembra tutto caro? Ma allora, mettiamola così, uno ovviamente vive di paragoni, quindi dice rispetto all'Italia, rispetto a anni fa, quindi già uno parte svantaggiato in questo senso. Per esempio, noi siamo stati nella prima spiaggia in cui c'è appunto la Playa Perdita, è una playa che io consiglio sempre perché è vicina alla posada, molto... e perché da Biblios, secondo me, si mangia, cioè c'è una buona rapporto qualità-prezzo. Sì, infatti noi comunque stando lì con tutto il giorno, praticamente tutto il pomeriggio, con gli ombrelloni, con la sdraio, il servizio al tavolo, cibo, bevute, alla fine si è speso $54 in due, che 47 dollari in due, che considerando il fatto che si è mangiato molto bene, si è mangiato pesce fresco, abbiamo bevuto bene e siamo stati... Perché la gente spesso mi domanda, sì, però siamo in due, quanti soldi ci vuole per star bene? Se io dico $50 al giorno, dico giusto, no? Sì, assolutamente. Sì, se uno sta da te sicuramente poi, sì, perché uno mangia fuori durante il giorno e la sera è alla posada, quindi comunque diciamo che poi stando nella giornata, sì, uno spende magari per il pranzo e per mangiare bene, stando comunque usufruendo degli ombrelloni, delle sdraie e tutto, mi pare più che onesto. Senti, la risposta la voglio onesta. Vai. Onesta, perché mi hanno detto che te sei anche particolarmente cattiva, quindi la voglio proprio onesta, va bene, onesta. Dimmi pro e contro della posada. Della posada? La posada è posada del Calcaribe, ma ormai lo sapete, però sì. Pro e contro. Allora, il pro più grande è che è un ambiente veramente super carino, ben curato, pulito, e attorno invece esci e c'hai il signore che mangia, esatto, signore che mangia per terra, il cane randagio, la mucca, quindi insomma questo sicuramente ti Sud America, nemmeno il Venezuela, ti fa sentire da un lato coccolato e sicuro in un ambiente che attorno ovviamente è quello che si vede, si sa. L'altra ovviamente, un'altra parte positiva ovviamente è il fatto che sia anche piccina e rende possibile anche l'interazione tra le persone all'interno della posada. È stato molto carino, abbiamo fatto amicizia con un gruppo di signori, con un'altra coppia di amici, quindi insomma è bello questo ambiente in cui uno si ritrova un po' in modo familiare. Sicuramente un contro, ma non penso sia un contro di un po' tutti i posti, è che sei vincolato comunque ad avere un mezzo tuo. Questa all'isola purtroppo all'isola la cosa fondamentale è avere un mezzo per spostarsi. Sì.
perché è un paese fatto così, cioè a piedi non si va da nessuna parte, esatto, se te esatto. sei a Caracas a piedi non vai da nessuna parte, se sei a Valencia a piedi non vai da nessuna parte, esatto. anche perché il venezuelano fondamentalmente li sta sulle scatole anche parcheggiare a 20 metri e fa 20 metri a piedi, per sì, anche a noi. È fatto così, per cui qui sì è necessario muoversi, perché a volte mi dicono no, ma se io sono a Port Lamazon più in centro posso uscire, puoi uscire e prendo un taxi, esatto, perché anche sì. a Port Lamazon non è un posto dove te scendi dall'albergo e c'hai la camminata di 2 chilometri esatto. sul lungomare. Esatto. Per cui questo è. Sì, questa è l'unica, diciamo, pecca che posso trovare, considerando il fatto che uno, cioè ora noi abbiamo la fortuna che te sei super disponibile, c'è anche Luis, quindi il modo di organizzarsi c'è, però ovviamente se uno potesse essere autonomo al 100% è meglio, però anche i mezzi ovviamente non è che dice sai prendo un taxi, ok, non è che dici piglio un bus, al massimo le bici, non so, però non so se sì le... sì no anche le bici, quindi, però alla fine un mezzo ti serve, esatto, sì, su sì, questo non c'è dubbio. Senti, l'ultima domanda poi vi lascio andare a fare bagno. A me mi piacerebbe convincere la gente che ancora oggi dice che venire qui è un posto dove rischi qualcosa, che è pericoloso perché si sa che il Sud America. Ora io racconto a tutti con le opportune chiaramente accortezze, però l'anno scorso io sono stato a Firenze, sono stato a Roma, ho visto il paese più bello del mondo, perché non lo nascondo, io sono italiano e per me il paese più bello del mondo quanto mai sia l'Italia, soprattutto per turismo, però non è che mi sono sentito tanto più sicuro che qui. No, purtroppo ormai no. Allora, questo fantasma che arrivi in Venezuela e più in generale nel Sud America, dimmi la verità, quello che pensi. Ti sei mai sentita in difficoltà in qualche maniera, in pericolo in qualche maniera? A parte le misarcicce che te l'hanno revisita all'aeroporto a Caracas e che te la rinfaccerò tutta la vita a te a questo crocchione, però a parte questo, ti sei mai sentita in qualche momento in difficoltà? No, qui sull'isola assolutamente no, un ambiente più tranquillo di quello che uno pensi, nonostante veda ovviamente un po' differenze sociali che ovviamente soprattutto per paesi da cui veniamo noi come l'Italia o comunque paesi ovviamente più sviluppati, passiamo il termine, ovviamente è un po', uno si sente automaticamente un po' a disagio perché dice mamma questi come vivono e che mi faranno, però sono persone che si fanno molto molto gli affari propri, carini, gentili, disponibili. Sì, non mi sono mai sentita a disagio sull'isola. Benissimo. Assolutamente no. Poi ovviamente uno deve sapere anche dove andare, dove non andare, ma quello non solo su quest'isola, cioè ovunque, anche in Italia, ovunque tu vada. Ci sono quartieri di Firenze in cui non andrei nemmeno di pomeriggio, quindi stessa cosa, uno deve stare attento ovunque vada, ma non qui tanto diverso dagli altri posti. Bene, signori, come la mi porti un bacione a Firenze, mi saluti tanto, mi sicos, perché niente, che mi ha fatto veramente molto piacere avervi qui. Grazie a noi. E niente, la prossima volta vengo io, va bene? Bravo, a mangiare le salsiccine. A mangiare le salsiccine che se le fatte sequestrare all'aeroporto, una roba, guarda, non ci vogliono muovere. La prossima volta sarei ripio per le salsicce. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.